Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un nuovo vlog. Questo sarà un vlog classico e oggi in particolare voglio fare con voi due cose. Vi porto con me nella giornata, come al solito. Oggi più o meno vlogo sempre di martedì, quindi sapete che il martedì registro la ricetta per il mercoledì, faccio sempre le solite cose, però oggi è una giornata un pochino più particolare, nel senso che vi voglio portare stamattina in un posto che a me piace tantissimo. Un paio di posti, ecco, che sono dei mercati alimentari asiatici in cui io vado e vi voglio far vedere, visto che comunque devo andare a prendere un po' di roba, mi è finito un po' di roba che compro in questi shop e volevo appunto andare a fare shopping con voi e mostrarvi un po' cosa c'è. E poi invece stasera andremo a fare una cosa che mi ha regalato mio marito per il compleanno. Se avete visto i video dei regali di compleanno saprete già cos'è, se non lo scoprirete più avanti, però mi vestirò un pochino tutta elegante, eccetera, quindi ci tengo ed è una cosa che penso di non aver mai fatto nella mia vita o io non mi ricordo di averla mai fatta. Quindi sono molto emozionata e niente, adesso mi preparo al volo perché poi adesso sono circa le 10 e alle 11 e mezza ho una call, quindi ho un'oretta, un quarto, insomma di tempo, una call tranquilla, ecco, quindi non mi serve tutto questo tempo, semplicemente devo arrivare qui per le 11 e mezza. Quindi adesso mi preparo al volo, mi trucco al volo, proprio giusto due cosine, mi vesto al volo e andiamo a fare shopping. Piccolo cambio di programma, non è vero, ho la call alle 11, non alle 11 e mezza e sono già le 10:20. Quindi vi porto oggi pomeriggio, non penso di fare in tempo, vedo magari la call dura 20 minuti quindi faccio in tempo, oppure direttamente vi ci porto oggi pomeriggio, vi ci porto però voglio farlo insomma con almeno un'ora di tempo, non mezz'ora risicata, se no rischio di arrivare in ritardo per tutto e non fare niente bene, posso cominciare almeno a fare il mercoledì veg, quindi adesso metto un po' a posto la cucina perché è un po' un disastro e magari vi filmo qualcosa, ecco. Tra l'altro mi sono messa anche questo rossetto che, non lo so, ditemi voi, non so se sia troppo freddo per me, non capisco se sia troppo caldo, troppo freddo, troppo grigio. Vi piace? In realtà è un rossetto più un lip gloss, non lo so, a volte mi piace, a volte non mi piace. Come comunque lavorerò poi anch'io. No, poi io da qua, partendo da questo. Per ora direi di no, poi vedo io se magari adattarlo, comunque per quello ci sarebbero anche tempi. Poi la chiamata è stata abbastanza veloce perché comunque era fondamentalmente un preventivo ed è per rifare un po' il mio logo, animazione, sigla di YouTube, cioè intro di YouTube e tutto quanto per il canale Chiara ASMR. Devo farlo assolutamente anche per questo canale, Chiara Brese, devo fare un intro, devo fare qualcosa, però questo viene un po' dopo, nel senso che prima vorrei un attimo farlo per il canale SMR perché abbiamo anche, diciamo, un'esigenza con i tempi. Scoprirete presto tutto, però sì. Diciamo che fra poche, cioè fra poche settimane, scoprirete anche perché stiamo, cioè perché ho deciso proprio ora di rifare questo lavoro che in realtà sto procrastinando da tantissimo tempo, però appunto era da molto che lo volevo rifare, ma è proprio arrivato il momento, anzi siamo un po' stretti con i tempi, ma ce la dovremmo fare. Sono arrivata, adesso vediamo se farò un voice over, è probabile, perché mi vergogno un po' a parlare alla telecamera. Comunque vi faccio vedere un attimo. Cominciamo con tutte queste paste pronte, con sia la pasta sia la salsina in cui devi semplicemente aggiungere l'acqua bollente e ti si creano questi noodles, appunto che volendo si mangiano anche solo così e ce ne sono tantissimi tipi. Ci sono i noodles invece interamente da condire, tantissimi tipi diversi. E qui ad esempio ce n'è un altro, sempre condito, insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Qui invece c'erano tutte le tipologie di alghe che potete immaginare, tutte delle cose essiccate. Questa è l'alga nori, l'alga per il sushi, guardate quanta ce n'era. Tantissimi tipi di legumi, anche molto particolari, che non si trovano di solito nei supermercati. Cocco rapé, pasta gialla al curry, pasta al curry verde e poi diversi tipi di miso, sia scuro che chiaro. Nel reparto congelatore ho trovato queste alghe già pronte, quelle che di solito trovate nei ristoranti di sushi, diverse cose surgelate che non so cosa siano, queste in particolare non ne ho idea,
dei dolci, tantissimi tipi di dolci, tipo anche ravioli ripieni di marmellatine dolci. E infine il paradiso del tofu, tofu compatto, tofu vellutato, tofu già in straccetti, già saporito, questo è molto buono, e anche questo tofu scuro è veramente molto saporito. Infine diversi tipi di funghi molto particolari. Ho fatto la mia spesa e adesso passo in un posto che è l'ultimo posto in cui vi aspettereste di trovarmi, che è una macelleria halal, ma perché lì si trova la migliore tahina. È chiusa. Ok. L'altra volta il ragazzo, tra l'altro, è stato carinissimo perché non capivo cosa volevo. Direi che con i tempi sono perfetta, sono le 12.10, adesso ci metto poco a tornare a casa. E poi c'erano tantissime cose, avevo già pagato, poi non avevo bisogno di molto adesso e dovevo anche sbrigarmi. Però c'erano tantissime spezie che l'altra volta non avevo notato. Per dire, c'era anche il cardamomo in semi che si fa un po' fatica a trovare, c'è nel supermercato e non l'ho mai visto. Oppure c'era la rissa, che è una crema di peperoncini, tipica medio orientale. Insomma, c'erano tantissime cose super interessanti e prossima volta ci faccio, insomma, mi guardo un pochino di più in giro. E poi contate che oggi non ho tempo, però a volte vado anche, cioè ci sono tantissimi negoziati nel giro, tipo 5-6, e ognuno ha le sue particolarità, in ognuno so cosa prendere. Tipo se avessi dovuto prendere i mochi sarei andata in un altro store ancora, ma d'inverno non mi va. Oppure per prendere le spezie c'è anche un altro. E ci sono anche gli store africani, e lì si può trovare ad esempio della farina particolare o ancora delle spezie particolare. Insomma, moltissime cose ancora diverse. Mi piace tantissimo girare questi posti perché mi sembra un po' di viaggiare, anche solo con il gusto, insomma, con un pochino l'immaginazione, e mi piace da matti. Sono già le 12:15, quindi sto già cominciando ad essere in ritardo, volo a casa. Questo diventerà il tuo nuovo comfort. Questo diventerà il tuo nuovo comfort food. Noi abbiamo pranzato da un po', adesso sto finendo il mio caffè latte dopo pranzo, lo sapete, e intanto vi faccio vedere quello che ho preso stamattina. Intanto spero vi sia interessato, non sono riuscita a filmare tutto, uno perché avevo paura mi dicessero su in un qualche modo, e poi perché c'è, veramente filmare tutto diventava noioso, diventava un elenco, quindi spero comunque vi siate fatti un'idea. A me piace tantissimo girare in questi posti e spero di avervi un pochino anche incentivato a provarli. Visto che me lo chiedete, vi dico di solito io dove li trovo. Frequentemente sono vicino alla stazione, questi market. Comunque di solito sono dove la maggior parte, di solito c'è un quartiere, una zona della città in cui c'è una più alta percentuale di persone straniere, ecco, di solito è quella la zona in cui si trovano questi market, giustamente, perché ognuno vuole un po' ritrovare i prodotti della propria cultura, del proprio paese. Ad esempio a Milano c'è Chinatown, però nel resto, a Roma io non ho idea di dove si possano trovare, ma sicuramente ce ne sono tantissimi. Nel resto delle città comunque di solito si trovano appunto in queste zone, e più o meno in tutte le città ci sono queste zone. Quindi vi invito ad andare lì e guardare, oppure a cercare semplicemente mercato alimentare cinese, mercato alimentare asiatico, e troverete sicuramente qualcosa. Ma anche se vi guardate intorno nella vostra città, qualcosa troverete sempre. Bisogna un attimo aguzzare gli occhi e capire dove si possono trovare certe cose, però una volta che ci arrivate veramente vi si apre un mondo ed è stupendo. Cominciamo con le tre cose che ho preso alla macelleria, ecco. Ho preso la tahina per me, che è questa crema, per chi non la conoscesse, la tahini, di 100% semi di sesamo, semplicemente tritati. E come la crema d'arachidi, il burro d'arachidi, il concetto è uguale, come il burro d'arachidi vero sarebbe 100% arachidi, stessa cosa qui, 100% semi di sesamo, è buonissima ed è uno degli ingredienti principali, ad esempio, dell'hummus. Però si può usare in tantissime ricette, è buonissima anche mischiata a un po' di limone, un po' di acqua,
condire l'insalata, oppure un po' di miele, un pochino di dolcificato da mettere sul pane, insomma è veramente buonissima anche da sola così. E quelle veramente 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 buone ricordano anche un pochino il burro d'arachidi. Gli ho chiesto quale di quelle che aveva era più buona e lui mi ha detto questa, quindi vi faccio vedere anche, magari riuscite a capire la marca, si chiama Darna. Questa confezione da 400 grammi costava 3 euro. Niente, e vi dico niente, in confronto al supermercato. Poi ho preso questa confezione piccolina, in realtà io adesso a casa sto finendo quella grande, cioè alta così, e questa confezione piccolina da quanti sono? 100 grammi forse. Saranno 80-100 grammi, non riesco a trovare quanti grammi sono, però ho preso appunto questa confezione piccolina per una mia amica. Adesso fa l'hummus, queste cose qui, e l'ho preso per lei per fargliela provare se le piace, altrimenti me la riporto da casa. Comunque questa costava, mi sembra, 1,50 euro, quindi ovviamente in proporzione di più, però è comoda magari se qualcuno se la vuole portare via o se qualcuno la vuole provare, è molto comoda. E questa marca devo dire che mi era piaciuta molto, cioè anche l'altra che ho in confezione grande mi è piaciuta molto, quindi ve la consiglio. L'unica cosa di queste creme è quando le aprite mescolatele, perché la parte più solida tende a sedimentarsi in fondo e la parte oleosa tende ad andare sopra, quindi bisogna mescolare per rimettere tutto in circolo, tutto insieme. E adesso vi faccio vedere invece cosa ho preso nello shop alimentare asiatico. Solo attenzione che non so se sono fatti con farina glutinosa, quindi non so se siano adatti, anche se sono a base di riso, a persone celiache. Li trovate quando andate a mangiare al cinese, li trovate. Ho preso poi questa pasta che è sempre riso. E questo viene dalla Thailandia, sono quegli spaghettini un po' trasparenti usati nel pad thai. Infatti con questo ci vorrei fare appunto il pad thai e vorrei riprovare a farla a casa perché veramente è buonissimo. Faccio vedere subito le cose congelate, così dopo le rimetto in congelatore. Sempre parlando di pasta, diciamo così, volevo farvi vedere anche questi ravioli di verdure. Molto buoni, secondo me, mi piacciono molto e risultano sempre comodissimi. Quando sei di fretta, non sai cosa fare, noi li mangiamo relativamente spesso e quando non sappiamo cosa fare, in 10 minuti neanche sono pronti e sono veramente comodi da tenere in freezer. E ne ho prese due confezioni di queste. Questi costano circa 4 euro, 4,50 euro direi. Secondo me costavano 4,50 euro. E sono una porzione per 2/3 persone. Sempre nel reparto congelatore, che dopo vi faccio vedere tutto, ho preso degli involtini primavera. Questi non li prendo spessissimo, li prendevo un sacco anni fa, adesso non li prendo quasi mai, però ho detto vabbè, una volta magari se voglio fare degli involtini primavera, questi mi dureranno parecchio perché sono tantissimi, sono 1 chilo, insomma non costano pochissimo ma costano meno del prenderli da sporto. E questi si fanno anche in forno e a me in forno piacciono moltissimo. Sempre congelati ho preso anche, penso sia alga wakame, non saprei, cioè penso sia quella che si prende come antipastino nei sushi, ecco, penso sia questa, sono 100 grammi, non sono tanti, volevo provarla perché c'era anche la confezione più grande, ma non sapendo se mi piaceva ho voluto provare questa. E questa è già condita, cioè c'è già il peperoncino, i semi di sesamo, l'olio di sesamo, ci sono un po' di funghi, ho preso questo tofu compatto e questo lo congelo perché una volta congelato, dopo quando lo scongeli diventa molto più piacevole la consistenza del tofu scongelato, e quindi ho deciso appunto di congelarlo. Sempre parlando di alghe, dopo avermi mostrato questa, ho preso un'altra tipologia di alghe, che sono queste. Questa è l'alga kombu, se non mi sbaglio, sì, ed è solo alga kombu, cioè sembra che sia salato, cosa in realtà probabilmente un po' di sale c'è, ma fa parte proprio dell'alga, di quando prendono l'alga non è sale aggiunto. E questo appunto si mette ad esempio nella zuppa di miso e mi piace molto, insomma volevo un po' variare l'alga, avendo l'alga nori, appunto adesso sono piena di alghe, mi fa molto ridere, ma la mia dispensa è piena di alghe. E poi vi faccio vedere che io in realtà a caso ho anche l'alga nori, quella classica del sushi, ne ho un bel po', quindi non l'ho presa, però visto che ce n'era tantissima lì e con 8 euro te ne portavi veramente tanto così a casa, che cioè ti dura letteralmente una vita. E poi mi fa ridere perché non c'entra nulla, ma io ho ancora l'alga, la sea spaghetti che avevo preso in Irlanda, che devo assolutamente provare. Ancora devo ancora provarle, però mi fa ridere perché ho anche queste alghe, quindi a casa mia ho 4 tipi di alghe. E se ne avessi trovato un'altra, probabilmente avrei preso anche un altro tipo di alga, quindi ho un problema, non saprei, ditemi voi.
Ho preso questi funghi enochi, che sono quelli che, non so, a volte si vedono in giro, sono questi funghettini, non so se li abbiate presenti, carinissimi, e questi li vorrei provare domani, dopodomani, insomma, vorrei provarli adesso, proprio perché sono molto curiosa, devo solo guardarmi delle ricette per farli, perché secondo me si fanno con una di quelle salsine un po' piccanti. Non vedo l'ora, sono veramente curiosissima perché sono anche molto croccanti, cioè quando le persone le mandano si sente proprio lo scrocchio. Miso, il miso lo sapete, io lo uso tantissimo e lo uso anche ad esempio per fare il brodo. Io praticamente non faccio mai il brodo di verdure, uso sempre il miso e lo uso come dado. È molto buono, dà molto sapore nelle zuppe, nei brodi. Consideratelo un insaporitore, ecco, semplicemente va sciolto in acqua. Miso semplicemente è soia fermentata, vi leggo gli ingredienti: acqua, soia, riso, sale e alcol. Basta, cioè tutto qui. E c'è scritto: fai bollire una tazza d'acqua e aggiungi i tuoi ingredienti preferiti. Di aggiungere 3 quarti di cucchiaino di miso e sciogliere bene. Tutto qui. Spegnere il fuoco appena prima di bollire e servire subito. Bello. Ultima cosa che ho preso, direi, che vi faccio vedere, sono queste lenticchie rosse. C'erano anche parecchie cose indiane, c'erano tra l'altro dei fagioli mung verdi, io cercavo gialli, non verdi, però c'erano tantissimi tipi di legumi diversi, era bellissimo. Io ho comprato le lenticchie rosse che io uso spessissimo, al supermercato le lenticchie rosse costano tantissimo. Mi ho detto, sai cosa, mi prendo mezzo chilo qui che costava boh, 2 euro e basta, 2,50 euro, non so quanto, però cioè, conviene proprio tantissimo. Le cose che ho preso sono finite, vi dico solo un altro paio di cose che se le avessi finite le avrei ricomprate, sicuramente la salsa di soia, vabbè, quella ovviamente. E poi vi consiglio anche di prendere questa che uso tantissimo, che si chiama gochujang, che è una pasta al peperoncino coreana spettacolare. Io la uso molto molto spesso per dare un po' più di sapore, un po' più di piccante alle preparazioni. E anche un'altra cosa che vi consiglio di prendere qui, perché se no al supermercato costa moltissimo, sono le rice paper, con cui ci potete fare anche degli involtini. Questa qui, non so se la vediate. Mi sono scordata l'ultima cosa che ho preso, questi costavano 1,50 euro la lattina. Ho preso il latte di cocco, questo lo uso tantissimo per fare il dal, insomma, si può usare anche la parte grassa come panna sopra la cioccolata calda, questi sono sempre utili. E li avevo finiti, quindi assolutamente devo tornare a prenderli. Questo è tutto ciò che ho preso e qualche consiglio appunto su cosa prendere e spero vi sia interessata questo piccolo svuoto alla spesa, ma io veramente adoro queste cose e anche questi video in cui fanno vedere tutto quello che prendono, li guarderei per ore e ore e ore, quindi spero vi sia piaciuto. Adesso mi rimetto un attimo a lavorare e poi portiamo insieme fuori 20 minuti il cane a fare una corsetta. Ami? Puntando il nulla. Sono già le 5 e mezza, io sono stata al computer, non ve l'ho firmato perché non ho fatto nulla di che, insomma, cose tranquillissime. E adesso in realtà sto per mettermi avanti a preparare la cena perché vi svelo dove andiamo stasera. Sono molto carica, dopo vi faccio vedere anche come mi vesto. Molto semplice, non ho. Purtroppo non ho molto stile nel vestire, devo dire. Mi dispiace molto questa cosa. Comunque andiamo a teatro a sentire un concerto di musica classica, Beethoven. E sono carichissima, appunto. Io non ho ricordi di aver mai sentito un concerto di musica classica, proprio concerto di musica classica. Orchestra dal vivo sì, ma concerto di musica classica in un teatro mai, nonostante abbia fatto 500.000 anni di conservatorio. Sono stata dall'altra parte poche volte, non ero così brava, però non l'ho mai vista effettivamente e mi dispiace tanto e sono molto emozionata perché secondo me, cioè spero vi piacerà tantissimo, magari mi annoierò, magari no. E eravamo indecisi se andare a fare un aperitivo prima in centro o meno, però alla fine, siccome è un aperitivo, magari prendiamo anche qualcosa di alcolico, non ci capiamo più niente e non mangiamo, cioè ultimamente di cose da mangiare non c'è praticamente nulla, io poi praticamente non mangerei nulla, quindi alla fine no, e quindi andiamo direttamente lì, quindi adesso sto per cucinare la cena così mi metto avanti un attimo e voglio fare uno dei miei piatti preferiti in assoluto che ci si mette un po' a fare ma lo amo, che sono i cavolfiori gratinati, sicuramente trovate la ricetta, comunque sono cavolfiori in pastella e poi nel pangrattato, nulla di
assurdo, però a me piacciono veramente tanto, quindi ho un cavolfiore e mezzo, quindi spero di sfamarci e poi magari mangiamo, non lo so, mangeremo dei contorni che abbiamo già in casa, ecco. Guardate come sono belli, vediamo se riesco, sì, riesco a migliorare la luce. Sono bellissimi, io li adoro e sono veramente troppo troppo buoni. Li farei tutti i giorni se non ci mettessi 40 minuti, 50 minuti a prepararli. Allora, io ho deciso di vestirmi così, sono semplicissima, ho una camicetta carina bordeaux, gonna e i mocassini, i miei amati mocassini che ho preso su Vinted, ve li ho fatti vedere e li amo. Non so se si vedono. Sono questi qui stupendi di Furla, no, mi fanno impazzire. Vi faccio vedere anche su cosa ero indecisa. Ero indecisa con altri due vestiti, ma alla fine ho deciso di mettermi così. No, sì, stiamo andando, torniamo. Ciami che è un po' impanicata, che sta capendo che stiamo andando. Allora, questa non si vede molto, ma è una tuta molto bella, molto elegante, che avevo preso, mi sembra, per un matrimonio. Però non lo so, non mi convince. Tutte le braccia scoperte, non lo so. Però è molto bella, vita alta, mi piace tanto. Terza opzione era questo vestito, secondo me bellissimo, cioè a me piace tantissimo, così un po' svolazzante, con gli stivali bianchi sotto, questi qui. Adesso ve ne faccio vedere uno, però gli stivali bianchi sotto che arrivavano sotto il vestito, quindi stavano molto bene perché appunto si vedeva direttamente stivali, poi vestito. Non lo so, però alla fine mio marito mi ha detto dai, scegli questo con la camicia e la gonna che è più semplice, gli piaceva di più, quindi mi sono fidata. Cioè, non ci guarderà nessuno, però insomma ci tenevo un pochino a vestirmi così. Però fatemi sapere quale vi ispirava di più dei tre outfit. Ripeto, non ho chissà che cosa, non ho chissà che vestiti, eccetera, anche perché di queste serate ne faccio una nella vita, quindi non me ne faccio neanche nulla di chissà che vestiti, però ditemi se avreste preferito, se vi piace più questo, il vestito o la tuta blu che avrei messo con i tacchi, direi, e magari con un blazer sopra. Siamo tornati e ora di dormire, Tati. Siamo tornati a casa e vi racconto un po' l'avventura di questa sera, perché ci sono stati un po' di intoppi, è stato molto bello. Allora, la prima parte praticamente era un pezzo di non so chi. Di chi era il primo pezzo? Il primo pezzo era Luigi Nono, che è un compositore che non conosco, ma immagino sia relativamente recente. Ed è stato... c'erano tantissimi strumenti sul palco, ma tantissimi, tre percussioni con un sacco di tamburi, 10 contrabbassi, veramente una folla sul palco che è assurda, pianoforte, voci. Era un pezzo particolare. Non so neanche come dirlo. Era fatto per essere tutto dissonante, per essere molto particolare, fatto proprio di alti e poi bassi, sottili, e poi finivano e poi di nuovo si rialzavano. A me piace più appunto tipo Beethoven, quindi era molto non convenzionale, ecco, come pezzo non mi ha fatto impazzire. Invece il secondo pezzo è stata una sinfonia di Beethoven, molto bello, anche, cioè, sono stati bravissimi musicisti. C'erano il primo violino, la prima viola, eccetera. Cioè, il primo violino non è stata ferma un attimo, immagino il dolore al braccio, veramente bravissimi, cioè è stato molto bello. Unica cosa adesso vi racconto. Allora, praticamente mio marito, questo era il regalo di compleanno di mio marito, mi ha fatto, e lui era convinto di aver preso i biglietti per la platea, quindi posti proprio in basso, no, del teatro, davanti al palco, e non mi ricordo che fila, comunque era convinto di aver preso i biglietti in platea, che sono comunque quelli migliori, no, quelli più comodi, soprattutto sono più comodi perché sono poltroncina. Scopriamo che i biglietti non sono in platea, va bene, sono su dei palchi abbastanza bassi, cioè bello in realtà come posto, e entriamo nel palco, appunto i palchetti intorno, no, alla platea hanno, io non lo sapevo perché veramente non...
non sono una frequentatrice del teatro in generale, e non lo sono mai stata, ma mi piacerebbe in realtà dargli una possibilità. E hanno 6 posti ciascuno, e a un certo punto ci siamo trovati che a 5 minuti dall'inizio del concerto eravamo in 7 in quel palchetto, quindi c'era qualcosa che non andava. Allora una signora, che si vede che era parecchio esperta, ma gli sembravano tutti esperti tranne noi praticamente, e ha chiesto appunto a un'addetta di controllare i biglietti perché c'era qualcosa che non andava. Ha detto mi scusi, ci possono essere palchetti da 7 persone? E l'addetta fa no, controlliamo i biglietti, ovviamente quelli sbagliati eravamo noi. Ma non solo noi, era sbagliato solo mio marito, perché io ero in quel palchetto, mio marito era sempre nello stesso piano ma in un altro palchetto, quindi non solo non aveva preso i biglietti in platea, ma aveva preso anche 2 biglietti in 2 palchetti separati. Quindi ci è rimasto malissimo. Per fortuna nel palchetto in cui era lui erano in 5, compreso lui, quindi io mi sono inserita ed eravamo in 6, così andava bene, cioè chi se ne frega. Ma altra cosa, erano biglietti in seconda fila nel palchetto. Questo cosa vuol dire? Che avevamo, avete presente che nei palchetti ci sono persone proprio che si affacciano, no? Quindi che vedono direttamente sul teatro. Noi eravamo in seconda fila, quindi avevamo persone davanti. Questa cosa in realtà è il disagio più grande, perché uno sei su una sedia un po' scomoda o su un divanetto un po' girato e poi proprio non vedi quasi nulla, cioè perché hai 3 persone davanti a te, dovresti guardare in basso e hai le persone proprio davanti, cioè non si vede nulla fondamentalmente. Quindi abbiamo passato tutte le 2 ore in piedi, cioè o in piedi o a storcere un po' il collo perché non ci vedevamo molto. A un certo punto io proprio ero tipo mezza appoggiata al muro, mezza in piedi con un ginocchio appoggiato al divanetto, un po' scomodo. Quindi la prossima volta magari saremo un po' più attenti a prendere i biglietti, però a parte questo è stato bello, cioè devo dire che mi è piaciuto molto, soprattutto la parte di Beethoven, però è veramente affascinante è veramente affascinante vedere le persone che suonano, è proprio un'arte, è come vedere qualcuno ballare, è meraviglioso. E soprattutto, cioè, io che appunto suonavo non bene, mi rendo conto della difficoltà, dell'impegno, della costanza e della passione che una persona deve avere per arrivare a questo livello. Tra l'altro l'oboe, che era lo strumento che suonavo io, era molto molto presente nel concerto, eh? Sì, no, era presentissimo ed è stato molto molto bello. Quindi in sostanza promosso, non a pienissimi voti, diciamo che promosso con qualche... Sì, cioè concerto bello, modo di vedere il concerto pessimo. Comunque niente, in generale è stata una serata appunto diversa. Io vi ringrazio di aver visto questo vlog, adesso vi vado un attimo a struccare, poi andiamo a letto perché in tutto ciò un pochino di sonno c'è anche venuto. E io vi ringrazio di essere stati qui con me fin qui, vi mando un bacione e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!